Stefania, ancora la crisi libica naturalmente rimane in primissimo piano stamattina nel nostro giornale, non c'è soltanto quel che accade sul campo, le relazioni internazionali, la diplomazia che si muove. Cerchiamo di capire il ruolo di Internet in questa e in tutte le altre rivolte che vi abbiamo raccontato in queste ultime settimane nel Maghreb, nel Medio Oriente. Siamo collegati con Milano, abbiamo invitato stamattina Andrea Rangone, buongiorno, che insegna ordinario di strategia al Politecnico di Milano. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, vantaggi e svantaggi di queste rivoluzioni che passano per il web, le immagini su Skype, poi tanti messaggi di denuncia che ci raccontano appunto una voglia di cambiamento estrema, ma anche testimonianze, no, su Facebook, Twitter. Certo, innanzitutto buongiorno. Direi che il ruolo di Internet in questo momento è veramente fondamentale per due ragioni di fondo. Il primo è perché consente di divulgare quei dati, quelle immagini e quei video che non sarebbero mai arrivati a noi, no? E che invece testimoniano la realtà dei fatti molto più dei media tradizionali. Il secondo, da non trascurare, è che in questo momento Internet sta giocando anche un importante ruolo proprio per agevolare la comunicazione fra i ribelli, fra i manifestanti, per organizzare le loro attività, le loro manifestazioni. Vorrei sottolineare anche un'altra cosa, che si parla molto di Internet, ma in realtà un ruolo ancora più importante in questo momento è svolto dalle telecomunicazioni mobili e dal telefonino cellulare. Ricordiamocelo, in questi paesi la diffusione dei telefoni cellulari è di gran lunga superiore a Internet e oggi noi lo sappiamo, con i telefoni cellulari si può fare di tutto, si può navigare la rete, si possono mandare messaggini SMS che eventualmente vengono caricati su Twitter, quindi sui social network, si possono inviare messaggi che possono anch'essi, messaggi vocali, che possono anch'essi essere poi caricati sui social network. Il recente servizio offerto da Apple e Twitter, cosiddetto Speak to Tweet. Certo, quindi insomma diciamo che erano scenari imprevedibili questi fino a poco tempo fa, no professore? Beh sì, anche perché in questi paesi un'altra caratteristica che li rende molto propensi a utilizzare questi strumenti di comunicazione è che sono paesi giovani rispetto ai nostri occidentali. Cioè qui abbiamo che il 50% della popolazione ha meno di 30 anni, ad esempio in Tunisia, meno di 24 in Egitto, quindi giovani naturalmente propensi a utilizzare queste tecnologie e in più con un ragionevole buon livello di scolarizzazione. Quindi un fenomeno sì, prevedibile e oltretutto non facilmente arrestabile. Assolutamente, senta, ma i rischi di questa comunicazione che appunto passa per il web e anche delle immagini, no, che abbiamo visto e che continuiamo a vedere, delle proteste, delle rivolte di piazza, delle manifestazioni indette che ci arrivano tramite Skype appunto? Sì, ma in realtà appunto i rischi sono per il regime, perché appunto tutta questa informazione non fa altro che accelerare la mobilitazione internazionale, quindi poi le pressioni politiche, adesso abbiamo visto anche economiche, sui regimi, sui governi. Quindi i veri rischi sono evidentemente per i regimi, ben vengano questa comunicazione. Io la ringrazio per essere stato con noi, arrivederci professore. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata e continuiamo naturalmente.